Allora, avevo cercato alcuni giocatori, però mi sono reso conto che per questa sessione di mercato non sono prendibili, cioè non riesco a prendere nessuno. E quindi ho provato a prendere, cioè a trovare qualche giocatore alla scadenza di contratto per il prossimo anno. E nella mia lista si sono finti diversi giocatori, difensore centrale ovviamente stiamo parlando, eh. Cahill, però Cahill ragazzi ha uno stipendio altissimo. Proprio Browning, che però non so com'è, io mi ricordo che su qualche FIFA fa era una promessa. Mo sta fermo all'Everton, boh, non lo so com'è. Poi abbiamo David Lopez, però che andiamo più sull'esperienza, qui non è male, non mi dispiace, mi dispiacerebbe averlo. E poi abbiamo Pablo Marì, ma questo penso che sia una mezza ciofeca di giocatore, anche se è del City. E poi ragazzi, sarebbe il grande colpo, sarebbe Vertonghen, cazzo. Vertonghen. Solo che come potete vedere prende tantissimo di stipendio. Non ce la farò mai a prendermelo. Però un David Lopez si potrebbe anche provare. Browning non lo so perché non abbiamo abbastanza informazioni. Però insomma, vedremo. Vedremo un attimo. Intanto devo. Intanto va bene, andiamo avanti perché. Per forza. Abbiamo una partita di coppa, quarto turno di FA Cup contro il Newcastle. Che almeno qualche partita l'ha vinta in coppa. Tutto pronto ragazzi, diluvia. C'è il diluvio qui a Rotherham. E niente, contro il Newcastle. Newcastle che sta facendo pena in campionato, sta proprio in crisi, penso che quest'anno retrocederà perché non ha fatto neanche una vittoria. Però in Coppa comunque sia, qualche turno l'ha passato, cioè un turno ha passato. Oh, abbiamo Boadu che è capocannoniere per il momento dell'FA Cup. Vediamo un po' dove riusciamo ad arrivare qui. Palmer, carica il destro, Palmer! Una conclusione spettacolare di Palmer! Ci porta in vantaggio! Palmer che è autore di questi grandissimi tiri, è autore! Mamma mia, non è la prima volta che li fai, mi ricordo una in, che era? Ah sì, non allenamento, in partite estive, amichevoli, no, amichevoli, in torneo estivo ha fatto un gol del genere, ma quello era troppo bello, era proprio troppo bello, questo pure, eh. Però quello proprio gli era scappato, un po' gli è passata. Gran gol di Palmer, grandissimo gol di Palmer. Ma Benitez qui che non può essere contento, è anche il rischio esonero. Quindi vedremo se questa partita. Attenzione, Boadu di testa! Chiudiamo i conti all'ultimo respiro. All'ultimo step di questa partita, Boadu ci mette ancora il sigillo e sigla il suo sesto gol personale in questa coppa. Nell'FA Cup, molto probabilmente vincerà lui il premio per miglior marcatore. Questo gol un po' casuale perché non mi aspettavo di segnare così. Invece Zinchenko mette una bella palla in mezzo, Boadu è lì e la mette dentro. Boom, finisce qui. 60esimo Palmer, Boadu 90esimo, ma finisce qui. Credo che andremo proprio agli ottavi di finale a questo punto, dopo il quarto turno dovrebbero essere gli ottavi. Molto bene ragazzi, veramente molto bene. Credo anche questo sia il miglior risultato fatto dal Rotherham fino ad ora nella sua storia, quindi che dire, molto bene. Ok. Abbiamo una partita contro il Liverpool, cazzo, no, non ci voleva questa. Vabbè, almeno ce le leviamo subito dalle palle, oh. Mamma mia, ragazzi, un'altra partita sulla carta impossibile. Però, oh, negli ultimi due scontri contro le big abbiamo fatto sempre bene, abbiamo portato a casa sempre punti. Contro il Tottenham mi viene in mente, soprattutto contro il City, grazie al paperone di Ederson. E che dire, sono contento della mia squadra. Mi dispiace incontrare ora il Liverpool e oltretutto a questo anche il fatto di non riuscire probabilmente a portare a casa nessuno, a comprare nessuno intendo. Mi dispiace perché io vorrei prendermi quel Lopez, ma prendo tantissimo di ingaggio e se non riesco a vendere quei cazzo di giocatori che sono in vendita appunto, non riesco, non riuscirò a completare la squadra per quest'anno e quindi probabilmente sfumerà la possibilità di andare in Europa League quest'anno. Però non ci voglio pensare perché ogni partita ha la sua storia e
Ogni storia possiamo farla nostra. Si parte. Loro, Tolisso. Tolisso. Mamma mia, ce la nasconde. Keita. Tolisso! Wow, che botta! Con i guantini rossi illegali sono, illegali quei guantini. Non si scapiscono i due, noi mettiamo fuori con Cash che vede McKennie. Vedo Vux. Ho defilato però, devo aspettare l'arrivo, eccolo qui di Durma. No, ho sbagliato tasto, credo no, ho fatto un cross decente alla fine. La sventagliata per Salah di testa, vabbè. Ma Salah di testa, per l'amor di Dio, hai tutto tranne quel colpo di testa. Grimaldo. Va all'indietro, Firmino la prende malissimo, per nostra fortuna. Stacchiamo di testa, ma la palla torna a loro. Oh, Firmino! La Madonna! 1-0. Vanno sto tiro a giro di merda che è pure lento, fra l'altro, non è veloce. Ci mette un quarto d'ora per aprire la porta, però il portiere non ci arriva mai. Non il nostro, dico in generale. Vantaggio, vantaggio meritato perché non abbiamo fatto neanche un tiro, non importa. Con la sola se la sposta, poi la tira. Il portiere non ci arriverà mai. Roberto Firmino, 12° gol in campionato. Che cazzo, proprio all'ultimo, allo scadere l'abbiamo preso, brutto. Roberto Firmino, finta, controfinta, e all'indietro per Fabinho. Fabinho per Grimaldo. Grimaldo se ne va. Grimaldo fa quello che gli pare. Poi c'è un destro che è brutto, come la fame. Cash. Vede bene Zinchenko. 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 Zinchenko! Mamma mia, che cazzo di parata Alisson, assurda! Wilson la rimette! Parla lì! Il destro no! No, cazzo, era l'occasione per fargli l'1-1, non glielo faremo mai più. Non glielo faremo mai più l'1-1, ripartono loro con Salah. Che vede Cochrane. Cochrane. Fa la telefonata. Proprio McKinney! McKinney! Adosso, adosso, adosso ad Alisson. Che le prende tutte e qui rischiano loro. Il Vux nei paraggi che poteva fargli uno scherzetto. No, qui errore, errore. Bravissimo Koundé che recupera. C'è la prova per Cash. Non è fuori gioco, Cash. Cash! 1-1! Incredibile! Segniamo ad Alisson, perché segnare ad Alisson, ragazzi, è difficilissimo. Ve lo posso garantire perché dopo la partita d'andata, che ci ha fatto quelle parate assurde, giuro che segnare Alisson è praticamente impossibile. O Vux, ragazzi, comunque si segna poco, ma ha fatto una marea di assist. Ha fatto negli ultimi due episodi, conti alla mano, ne ha fatto, mi sembra, 4. Qui pensavo, ecco, ormai me lo fermano, invece no. La palla passa e Cash fa gol, ragazzi, 1-1. Aspetta, però, gliela diamo. Rakitic, Salah. Rakitic, Yedlin, Roberto Firmino, il cross lunghissimo per Mané, all'indietro, stracoscia. Bastoni, largo per Durma. Durma ha fatto una cazzata, però la prendiamo in mezzo. McKennie passa, è la nostra azione questa. Cash in mezzo, Vux! Vux l'ho chiamata! L'ho chiamata! L'ho chiamato, anzi, perché il gol di Vux! Non ci credo, contro il Liverpool! Contro il Liverpool! Contro il Liverpool, ragazzi, in casa siamo qualcosa di assurdo, siamo! Contro il Liverpool dei marziani! Rifiliamo due gol e probabilmente una vittoria insperata, penso. Sam Vux, ti faranno santo qui a Rotherham, ti faranno santo, veramente, mamma mia, al 90°,
Ottavo gol per Brooks in campionato, finalmente, era da un po' che non segnava. Doppio sostituzione, madonna, ma quanto cazzo è stata in gioco la palla? E ora dobbiamo difenderci, puttana Eva. Non c'è più tempo! Non c'è più tempo, ragazzi, incredibile! Incredibile, penso. Nessuno, veramente, noi siamo una squadra che può vincere con tutte. Non so come cazzo abbiamo fatto oggi, però c'è da dire che il Liverpool il secondo tempo ha fatto veramente schifo. Mamma mia, che cagata di partita il Liverpool. All'andata ci ha asfaltato, un po' come il City. Perché poi a casa, clamorosamente, con il Liverpool 2-1, con il City 2-1, con il Tottenham 2-1, tutte e 2-1 in casa si vincono. Ok, la classifica è questa. City ha vinto. Tottenham ha vinto. Mo vediamo, mo ora è buona la classifica, ora è buona, siamo settimi ragazzi. Siamo settimi, intanto Ozil è andato all'Inter. Wow, vabbè, mazza che sparata via così la palla. Vabbè, mi dispiace adesso per il mercato. Possibile che non mi compra nessuno un giocatore? Allora, ma no, siamo veramente tutti lì, cioè. Tra me e la prima c'è solo 15 punti di distacco. Veramente il campionato inglese è stupendo, anche per questo motivo qui. Ci sto riflettendo ieri sera. Per il fatto che comunque sia, non è monotono, non è noioso come il nostro, dove c'è sempre una squadra al comando e che è sempre la favorita e che è sempre lei che alla fine vincerà. Qui invece ci sono le squadre che ci sono degli outsider, tipo il Rotherham in questo momento, tipo il Wolverhampton, il Fulham, lo stesso Leicester l'abbiamo visto in passato nella realtà, fra l'altro, che possono comunque sia ambire a qualcosa di importante, non come da noi che le prime 3-4 sono sempre le stesse. Capite? Non so, il mio ragionamento è un po' critico verso il nostro campionato, molto critico. Questo invece è un campionato dove può accadere di tutto, perché guardate, tra la nona, anzi facciamo tra l'undicesima e la terza ci sono solo 6 punti di distacco, cioè un cazzo c'è di distacco. E noi ragazzi, come ho già detto, vogliamo andare nella piccola Europa. Allora, mamma mia ragazzi, sto video è travagliatissimo. Non potete capire. Ho registrato la partita col Newcastle un pezzo, poi mi sono fermato. L'ho finita, ho registrato un pezzo di partita con il Liverpool, tipo fino al 70esimo, poi ho riniziato. Ho fatto la partita con il West Ham, l'avevo finita, avevo vinto 1-0 con il gol di Taylor. Mi si è sputtanato il gioco, mi ha dato errore ed eccoci qua a rifarla. Cioè, mamma mia, questo episodio proprio non sa da fa. Gli tocca di giocare contro il West Ham. Mi ha segnato Taylor, fra l'altro, cioè. Che palle. Se perdo proprio smadonno. Tutto pronto, ragazzi. Rotherham United, West Ham United. All'andata gli abbiamo rifilato tre pere, vi ricordo. Tre pere. Chissà se oggi non si ripeta. Mamma mia, però che palle. Devo ripetere la partita, è una cosa bruttissima. Che cazzo. Mi ha dato tipo un errore stranissimo sì, a fine partita. Che mi si era quasi gelato il sangue dicendo: no, guarda, adesso mi fa rifare tutta la partita anche contro il Liverpool. E lì mi sono cagato in mano. Sono stati penso i minuti più brutti da quando carico sta carriera. Per fortuna no, però devo fare un'altra partita spettacolare, cioè devo fare un'altra partita praticamente, devo rifarla. Che palle. Ancora Conde. Volks. Puig. Destro di Puig. Qui qua danno Boadu, ma non ha tirato Boadu. Wilshere. Zobnin. Ancora Zubin, Wilshere. Allargata, no, malissimo, malissimo. Mamma mia, bucato lì in una maniera assurda, peggio dei drogati. Mamma mia, così, per Volks. Volks, vedete, corridoio ma non c'è praticamente. Per Boadu che però tiene palla. Boadu si sposta la palla, carica il destro, tiraccio di Boadu. Bravo qui Volks, in mezzo per Boadu, Boadu può vedere Puig, 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 tiene, botta Puig, palo no, vaffanculo, palo no però, che palle. Centrocampisti, si riparte quindi con Puig, che all'uomo addosso, palo
fa la buona per Boadu. Boadu ha molto spazio. Boadu, due volte Boadu, finalmente Boadu anche in campionato si sblocca, anche se è il secondo gol, però intanto 1-0, per fortuna sblocchiamo sta partita che stava diventando un po' noiosa sullo 0-0. Vediamo qui, tanto spazio lasciato a lui, ci prova Murato, ci riprova e salta, non sbaglia. Gran botta qui, gran botta. Guarda, due gol in campionato più 6 in coppa, anzi 7 mi sa in coppa ne ha fatti. Sì, ne ha fatti 6-7 in coppa, cioè sia Carabao che FA Cup, quindi siamo circa 9 gol in stagione. Però certo il campionato è quello che conta di più. Attenzione Lanzini. Mamma mia, palo interno, mamma mia, palo interno. Clamoroso. Adesso si può partire in contropiede però. Con Cash. Cash. Cash ci rientra. Destro di Cash. Mamma mia. Strano. Batte il Cash della bandina per chiuderla. Ci pensa lui, palo. Figa, palo interno e vabbè, 1-1 con i pali. Ci sta, ci sta, ci sta. Felipe Anderson. In avanti per Fernandez. Fernandez, Filippo, aggancia, palo in... No! No, che culo! Dai, che culo di merda! Mamma mia! Che bucio de culo! Poi ovviamente da lì Yarmolenko se la sparava fuori, veramente avrei riso come un pazzo. Niente, 1-1. Molto fortunato lo West Ham perché hanno preso sì palo interno, però ha tirato la punizione improibitiva. La palla guarda caso proprio da un loro giocatore è andato. Qui intanto Cochrane. Boadu! Boadu! Porca puttana! Mamma mia! Chiudiamo. Ucraine Cash. Cash vede Parrington. Parrington è stanchissimo. Però mette una bella palla qui, filtrante. Per Boadu. E l'indietro. Il destro! Cochrane! 2-1! Sempre 2-1! Sempre 2-1 in casa. Due ragazzi acquistati l'anno scorso che in due fanno mi sa neanche 40 anni. Bravissimo qui Boadu ad aspettare il rimorchio di qualcuno. C'è Cochrane, c'è questo bel piatto destro, c'è gol. Cochrane con una capigliatura veramente orribile si porta di nuovo in vantaggio. Vede Boadu, mamma mia se passavo con Boadu. Finisce qui, altra vittoria per 2-1. Non so quante vittorie abbiamo maturato per 2-1, ma veramente in arrivato un'altra. Questa pesante ragazzi, ve lo dico, questa è veramente pesante. Non pensavo che saremmo riusciti a farglielo il 2-1. E la classifica si fa sempre più interessante per noi. Boom ragazzi, si entra in zona Europa League, a un punto dalla Champions, ma non penso che sia di nostra portata la Champions. Veramente, non lo credo proprio. Intanto il Liverpool sta a 52 punti. C'è da dire che stiamo facendo veramente benissimo. Anzi, alleniamo i giocatori. Febbraio, quindi abbiamo una partita di Coppa contro chi? Sono proprio curioso. Cazzo, contro il Liverpool, gli ottavi di finale, immagino. Che palle, oh, che palle. Proprio il Liverpool, tutte le squadre il Liverpool abbiamo preso. Vabbè, adesso ci andiamo a giocare la partita contro il Nottingham Forest. Ma è possibile ancora in casa? Vabbè, come si è? Abbiamo vinto una partita 2-1 in casa. 2-1 in casa un'altra volta. 2-0 in casa. 2-1 in casa. Che abbiamo perso? Ha vinto 4-1 in trasferta. 1-1. No, qui mi sarà... era in trasferta. Qui è dall'11 di gennaio che non giochiamo in trasferta. È quasi un mese.
Qui sarà in casa o in trasferta? Non c'è scritto, vabbè. Fatto sta che poi abbiamo tutte partite, abbiamo Arsenal, Chelsea e poi le S3 ragazze 2 almeno dobbiamo vincerle per puntare all'Europa League. Cazzo. Tutto pronto ragazzi, ancora una volta nel nostro stadio, ancora una volta siamo qui chiamati a vincere ragazzi. Questo anno nuovo è iniziato benissimo, mi sa non abbiamo perso neanche una partita, o se ne abbiamo persa, ne abbiamo persa solo una. Nottingham Forest è la peggior difesa e noi non stiamo fra le prime, cioè fra le ultime 5 della classe, strano. Vabbè, pensavo di sì. Fatto sta che comunque sia, affrontiamo un Nottingham che non so come è posizionata, ma sarà sicuramente penultima. Diciamo che per loro questo campionato non è alla loro altezza, ma si sapeva, insomma. Però non mi aspettavo lo Stoke più che altro. Lo Stoke sta facendo benino invece. Noi eravamo partiti malissimo, proprio malissimo, con una difficoltà assurda a vincere. Poi abbiamo trovato la quadra e la stiamo facendo vedere i sorci verdi un po' a tutti. Palla giocata in mezzo per Vux! No! Se lo divora Hooks! Ma proprio esterno rete, non ha toccato a nessuno, pensavo avesse preso al portiere, il difensore lì. Invece nessuno, batterà Pantilimon. Ed ancora Cochrane, c'è l'inserimento di McKinney. McKinney per Vux. Vux vede, non è fuori gioco, non è fuori gioco, fidatevi! Destro di McKinney! Possiamo fare gol qui. La gli ha dato proprio sul limite. Lui è tirato solo forte. Figa. Figa. Palla ancora in mezzo per Vux, che stavolta ha anticipato. Durmi in mezzo. Volz. Destro di Volz, no! Ha preso Pantillimon. Qui vediamo, era un destro piazzato ma anche abbastanza forte perché cattivo da fermo. Era sul palo. Qui non si vede perché ci sono gli uomini davanti, però lo dico io. Ancora in mezzo per Vux, stavolta Pantilimon esce. È la prima volta che vedo un portiere che blocca un pallone su calcio d'angolo. Che esce in mezzo per Vux. Dai, ma si è levato quello, poteva fare gol. Cioè, guardate McKinney, poteva prenderla. Guardate, si è spostato. Stiamo militando noi perché loro fondamentalmente non stanno solo subendo. Però le occasioni, ragazzi, si fanno e si subiscono. Walker in mezzo. Ho appena parlato. Alla prima conclusione del Nottingham che ha tirato una cannonata, veramente. Non si sa che oddio. Ma scusate, ha tirato una cannonata assurda. Sto guardando tipo il fotografo lì, cioè degli occhi assurdi. Qui il difensore è troppo giù. E questo ha tirato una miccia, cioè assurdo. Boom! Mamma mia, vantaggio loro, vabbè. Vabbè. Zinchenko. La può mettere per Vux! Portiere la inchioda lì. Quanti non ha prese tutte, per Dio. Bella qui la palla per Cochrane. Destro! Cochrane! Non sbaglia! E va a saltare sotto la telecamera. Cioè sotto, sulla telecamera. Ancora Vux ad offrire un altro assist, ragazzi. Vux non segna tanto, ma fa segnare. Fa segnare tantissimo Vux. Boom! Da lì una cannonata e per lui è il sesto, ragazzi. No, merda, abbiamo un... Oh, cazzo. 1-1, non c'era il momento migliore per fare il gol dell'1-1. Non c'era proprio un momento migliore. Ancora Zinchenko. Zinchenko mi piace troppo. Forse è l'acquisto più bello che ho fatto, guarda, quest'anno. Bravissimo qui Vux. Vede Vux. 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 C'è largo qui. Wilson. Wilson. 2-1. Wilson.
Mamma mia ragazzi, volevo passarla a Vux, però visto che era marcato, ho visto di là solo Soletto, Wilson, e con un sinistro che frega il portiere sul primo palo, poteva metterla sul secondo, e invece tac sul primo, di Pantilimon, insomma. Però c'è da dire che il tiro come sempre è ravvicinato, quando i tiri sono ravvicinati ragazzi, anche un tiro sul primo palo diventa insidioso, tant'è che qui ci abbiamo fatto gol. Vux ancora vede McKinney, McKinney, McKinney col pallonetto. Oh cazzo! Ma non è andato giù Pantilimon per gli ospiti. Battirà Carvaglio, sì, il numero 10, l'autore anche del gol. Palla in mezzo, attenzione! Ma no, figa, non è possibile! 2-2, 2-2, che bucio di culo! No, che palle. Date che culo, la palla rimane lì due volte. Mamma mia, aveva sbagliato anche la seconda di tiro. Sta merda qui, Warral. 2-2. 2-2, abbiamo 20 minuti per andarla a vincere. Guadu si gira. Guadu. Carica a destro. C'è già la prima conclusione di Boadu appena entrato. E niente. Perdiamo 2 punti qui, raga, perché stiamo vincendo 2-1. Peccato. Peccato, raga, veramente peccato, perché meritavamo di vincere tutta la vita. Però vabbè, vediamo un po'. Chelsea ha vinto. Southampton ha vinto il Southampton. Si è vinto 2-0. Vediamo un po' un attimo. Ah, c'è la partita di coppa. Vabbè, raga, spero che questo episodio vi sia piaciuto, perché è stato pieno di gol, pieno di emozioni. Noi ci vediamo al prossimo episodio.